Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con la dermatologia, con la dottoressa Gaviglio. Buongiorno a tutti, buongiorno Cristina. Oggi parliamo di pelle giovane, o meglio, parliamo di acne, che è un problema anche questo diffusissimo, invalidante per i ragazzi e non solo, che può lasciare anche degli esiti a lungo termine. Quindi come dobbiamo muoverci anche noi mamme, magari per consigliare i nostri ragazzi? Ma allora Cristina, diciamo che hai accennato ad una problematica giovanile. L'acne una volta si chiamava acne giovanile, anche proprio sui testi, sui libri di testo. Direi che dagli anni 80 l'acne non si chiama più acne giovanile, ma si chiama acne volgare ed è distinta in acne giovanile e in acne dell'età adulta. Parliamo di quella giovanile. Forse 30 anni fa, 40 anni fa, l'acne che veniva con i primi cambiamenti ormonali era un'acne che poteva anche guarire da sola con la maturazione dell'individuo. Oggi è veramente molto difficile perché i nostri ragazzi sono talmente sollecitati da una realtà, diciamo così, da una quotidianità che richiede loro uno stress talmente elevato che anche l'equilibrio ormonale è sicuramente più precario. Per cui se una volta su 10 pazienti, 9 guarivano spontaneamente attorno ai 17, 18, 19 anni con una risoluzione del processo infiammatorio, oggi è 1 su 10 che guarisce. E sono anche un pochettino più cattive, non dimentichiamo che lo stress psicofisico che magari per noi mamme, per noi genitori, accidenti, ma che problemi hai, se c'è 14 anni, 15 anni, che problemi puoi avere, in realtà spesso vivono dei piccoli drammi quotidiani, provoca un'aumentata produzione di adrenalina e la stessa porzione di ghiandola surrenalica che produce l'adrenalina produce anche ormoni maschili e questo purtroppo porta a un arricchimento errato del sebo più ricco di colesterolo, di acidi grassi, di trigliceridi, ma anche un'aumentata produzione di infiammazione vera e propria. Quindi la persistenza delle lesioni è maggiore, il numero è maggiore, ma anche il rischio di avere poi degli esiti cicatriziali. È necessario trattarla sicuramente, è necessario non sottovalutarlo anche nel maschio, anche quando hai un figlio maschio che sembra, tra virgolette, non essere interessato al momento, è un figlio maschio che si guarda in giro e sa bene comunque di avere un viso più sporco di un altro e quindi magari la proposta di un detergente più specifico, di un consiglio che può anche essere a partenza dal farmacista, voglio dire, può essere davvero utile, ma che se vedi non risolvere il problema può richiedere proprio necessariamente invece l'intervento del dermatologo. Terapie convenzionali, quindi l'antibiotico, una crema magari più forte la sera, più attiva la sera, una crema magari un pochettino più lieve, più idratante la mattina, ma nei casi più importanti la necessità di ricorrere magari a una terapia con la vitamina, con un derivato della vitamina A, l'isotretinoina, che fa ancora paura a tanti pazienti e anche, devo dire, purtroppo a torto a parecchi colleghi, ma che in realtà è un farmaco che esiste dal 1977, non è una sperimentazione. Il paziente viene seguito e viene gestito fino a portarlo a guarigione completa assoluta della patologia. Sbagliato pensare all'acne da mascherina, non è la mascherina, è l'insieme di tutto quello che questo Covid sta provocando. Non posso uscire, non posso andare dove vedere la mia amica, non posso andare a vedere la mia amica, devo andare a scuola, no, non vado, aiuto, faccio malare la nonna, faccio malare la mamma, così via. Metto anche la mascherina, ma è sempre, sono più stressato, produco più adrenalina, più ormone maschile e guarda caso l'acne mi viene dove l'uomo ha la barba e dove metto anche la mascherina, ma non è la mascherina che occlude e che mi crea questo tipo di problema. Quindi non sottovalutiamolo, anzi cerchiamo magari di dare qualche input anche ai maschietti che magari sono un pochettino più ritrosi, che si ritrovano a 17 anni con qualche cicatrice che non gli piace ma che accidenti oramai magari fai fatica a trattare. Ecco, quindi
anche questo consiglio molto importante per le mamme, per i ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la dottoressa Gaviglio. Grazie. Alla prossima!